Buongiorno, siamo arrivati più o meno alla fine di questo workshop e parliamo di intenzione, di storia da raccontare. Facciamo un po' una summa di quello che ci siamo detti fino adesso, da un certo punto di vista, cercando di commisurarlo con anche il contenuto della fotografia, cioè la storia che la fotografia racconta. Abbiamo visto delle regole fino adesso, regole della composizione. La domanda da farsi è: sono sempre di aiuto nel raccontare una storia, quella contenuta nella fotografia? Io credo che la risposta sia assolutamente sì, perché queste regole aiutano a rendere fruibile la storia, la fotografia. Però non necessariamente servono a rendere originale la storia stessa. Ancor meno a raccontarla in modo originale, cioè con stile e con arte. Le ultime due cose sembrano simili. La penultima è rendere originale la storia, cioè far sì che il contenuto sia di per sé originale. No, dipende da che contenuto è. L'altra invece è a raccontarla in modo originale, cioè con un proprio stile. Perché non è così? Perché la composizione, essendo un insieme di regole, porta a risultati, tra virgolette, standardizzati o prevedibili. In effetti, se ci pensiamo, la fotografia è usata più nella comunicazione, nel giornalismo, nella pubblicità, nella comunicazione in genere, che nelle belle arti. Come mai gran parte della produzione fotografica è riconducibile alla comunicazione di massa? Perché è facilmente riproducibile? C'è enorme diffusione tra la gente comune, mai come adesso si abusa di fotografie, per esempio, nei social network. E in assoluto perché lo stile di una fotografia è molto sfuggente, è difficile da raggiungere, c'è cioè il proprio stile personale. Non c'è paragone naturalmente con la pittura, perché in pittura l'essenza del procedimento artistico è il risultato di una percezione che c'è anche nella fotografia, ma veicolato dal modo in cui l'artista usa la mano, il pennello, la matita, qualunque cosa, che di per sé è già un modo di modificare la realtà. Quindi in pittura non esiste un'immagine neutra. In fotografia è assolutamente vero il contrario, cioè le foto possono essere scattate senza preoccuparsi di come appariranno. La fotocamera riproduce la foto, la realtà in modo automatico e diventa difficile influenzare la realtà con qualche cosa di personale. Generalmente, per rendere identificabile lo stile di un'immagine è necessario utilizzare le tecniche di composizione in modo così, un po' sottile, perché esse sono sì valide, ma spesso l'elemento dominante di una foto è il suo contenuto. E la maggior parte delle opzioni stilistiche, come so, il controllo della profondità di campo, hanno una portata limitata. In assoluto, mentre può diventare facile per un appassionato, uno studioso, riconoscere il pittore di un quadro, anche se diciamo, non ne conosce, non lo sa per certo che quel quadro sia di quel pittore, molto difficile è, guardando una foto, identificarne l'autore. Autori che hanno avuto una massiccia produzione, quindi un corpus fotografico veramente molto grande, naturalmente hanno potuto in un qualche modo, purché ipertalentuosi, lasciare un segno, perché guardando nella somma della loro produzione si possono riscontrare delle linee guida di tipo stilistico. E quindi, a fronte di queste considerazioni, qual è il segreto per fare delle belle foto? Io ho identificato un po' queste cose, no? La consapevolezza, cioè sapere sempre cosa si vuole fare, anche nella fotografia casuale, e dopo vediamo perché la cito. Poi volontà, cioè bisogna andarla a cercare la fotografia. Rare sono le fotografie che capitano per caso.
può succedere. Poi intenzione, mettersi nelle condizioni di raccontare una storia. Quindi se dobbiamo raccontare una certa storia non possiamo stare in casa, dobbiamo metterci in condizioni, diciamo, di essere in un certo posto, in un certo momento e pronti da un punto di vista tecnico a prenderla questa storia. Poi c'è l'allenamento dell'occhio e non finirò mai di dire nei miei corsi che probabilmente la cosa più importante che si può fare è guardare le fotografie dei grandi maestri, continuare a guardarle e anche alla luce di queste regole che abbiamo studiato assieme e vedere quando le hanno usate, quando le hanno rotte, quando le hanno modificate con qualche cosa di assolutamente personale. E poi l'ultimo aspetto è quello tecnico, che io non ho mai toccato perché questo non è un corso base e soprattutto perché di tutorial, di workshop di tipo tecnico se ne trovano veramente a bizzeffe. Allora, vediamo un attimo il primo punto, la consapevolezza. Queste sono delle fotografie tipiche mie che faccio quando vado nelle città, cioè fotografie che io chiamo di tipo casuale, più o meno. Nel senso che scatto senza inquadrare, naturalmente ne scatto tantissime perché so che avrò molto scarto e se le guardiamo una a una non possiamo che dire che sono fotografie che sono terrificanti, fanno schifo, eccetera. Però io sono consapevole di quello che sto facendo, cioè sto facendo queste cose per un motivo, perché so che il mio fine ultimo sarà di un certo tipo e avrò bisogno di questa foto. Quindi non è necessariamente, cioè non è necessario avere la fotografia iperqualitativa, perfetta da un punto di vista compositivo, se fare per esempio della fotografia casuale è quello che si vuole, quello che serve per ottenere lo scopo finale. Quello che magari può servire per lo scopo finale è la composizione di pannelli di polittici di questo tipo, dove si fotografa una città raccontando magari c'è chi entra, c'è chi esce dalla metropolitana, c'è chi passa col verde, c'è chi passa col rosso, chi attraversa le linee pedonali dritte, c'è chi le attraversa di fianco, chi porta il bicchiere con la sinistra, chi porta il bicchiere con la destra, chi sale, chi scende. Quindi probabilmente guardando le singole foto uno direbbe che schifo, guardando il pannello in generale magari dice che schifo lo stesso, però se questo pannello fosse in un museo e ne abbiamo viste tanti di composizioni di questo tipo dentro musei con dei prezzi importanti sotto, ecco che l'osservatore comincia ad avere una reverenza diversa nei confronti del pannello e comincia a dire: ma cosa avrà voluto dire? Certo che se vale 3-4 mila dollari evidentemente un messaggio ci sarà. Questa è un'altra foto che faccio vedere per parlare di volontà, perché questa è stata una fotografia importante nel mio percorso fotografico, perché perché ho fortemente voluto fare questa fotografia e ho dovuto compiere certe azioni per poterla scattare senza che i personaggi fossero in posa. Non sto a raccontarvi tutta la storia, ma chiaramente dietro questa fotografia, che racconta di una mondatura di grano al volo negli altopiano in un altopiano etiopico, è stato un passo fondamentale. Io lì ho dovuto modificare il mio comportamento, diciamo, di vita, il mio viaggio, perché attorno a me si era creata una situazione nella quale si potevano vedere dei contadini fare questo lavoro, ma questi contadini non erano lungo il mio percorso, diciamo, quindi ho dovuto modificare il mio percorso, acquattarmi, sbucare all'improvviso, scattare in un certo modo, comportarmi, insomma, perché quella foto, secondo me, in quel momento io avevo un'opportunità unica di prenderla.
E questa è l'intenzione, cioè mettersi in condizione di raccontare una storia. Quando faccio vedere questa foto, dico, faccio questo esempio, se il mio capo del giornale dice vai in giro e raccontami l'integrazione delle razze in una grande città come New York, allora io penso, va bene, mi viene un'idea e quindi mi posiziono nella fermata della metropolitana di Union Square, che racconta appunto Piazza dell'Unione, e aspetto che passino delle persone di razze diverse e fotografo. Questo è mettermi in condizione di raccontare una storia, andare nel posto giusto, aspettare, aspettare, aspettare finché non capita l'occasione, avere la macchina pronta per raccogliere la scena quando mi interessa. Poi faccio la battuta e dico che magari torno al giornale tutto contento di aver preso le due razze e il capo mi dice che sono stato stupido perché in realtà le due persone si ignorano con gli sguardi, quindi non sto per nulla raccontando l'integrazione, bensì l'indifferenza nella grande città. Questa è la foto che faccio vedere per dire allenare l'occhio a vedere una storia da raccontare. È chiaro che è una situazione di questo tipo. E questa è una fotografia che a me piace molto, non niente di particolare, però un dilettante non la vede perché c'è una situazione di pioggia, quindi non è il momento migliore in cui vi può venire di pensare di fare una foto, c'è una grande ressa. C'è da stare attenti perché tutti gli ombrelli sono aperti. Un fotografo può vedere una situazione di questo tipo. Io in questa forse vedo più che nell'altra l'integrazione nella grande città, perché tutti questi ombrelli mi ricordano un po' le testuggini di scudi dell'antica Roma, quando i soldati si proteggevano l'un l'altro verso il nemico, creando appunto questi scudi. E il workshop è finito qui. Io vi ricordo che all'inizio ero partito con delle fotografie. Adesso le immagini sono abbastanza piccole, però vi inviterei a dare un'occhiata di nuovo a queste fotografie e vedere se siete d'accordo con me che quelle che ho sulla sinistra, che ho bordato di nero, sono le fotografie che contengono almeno un elemento di composizione. E quelle di mezzo, quelle bordate di giallo, contengono un elemento della composizione, però contengono anche degli errori di composizione per cui le ho messe così, tra il bianco e il nero. E quella di destra, bordata di rosso, è quella l'unica nella quale non ho trovato elementi compositivi che ho insegnato. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero che mettiate il pollice all'insù se quello che vi ho raccontato vi è piaciuto. Al prossimo workshop, grazie.